Maremma Subbuteo, prossima all'organizzazione di un torneo questo venerdì al Casello Idraulico alle 18. Intanto, quanti saranno i partecipanti previsti almeno? I partecipanti saranno 32, equivalenti tutti e due le 32 nazionali partecipanti al mondiale ufficiale. Abbiamo deciso di organizzare un mondiale dopo un anno che abbiamo messo su questo club, grazie anche alla Venator di Scarlino che ci ha fornito modo di poter giocare. Abbiamo circa 10 campi, quindi 10 campi hanno bisogno di spazio. Piano piano siamo partiti, da 10 di sera siamo circa 40. Beh, una bella soddisfazione per il club di Folloni. Per Follonia spero, per il club di Follonia e spero anche per Follonia stessa, che comunque abbiamo pubblicizzato la cosa abbastanza, sì. Ecco, guardiamo da dove vengono tutti i partecipanti, chi sarà il vincitore, come proseguirà nel percorso, ecco che cosa succede. Il vincitore sicuramente sarà lui, perché è quello più dotato, diciamo, anche per l'età e il dito allenato. Partecipanti, diciamo, siamo il 70% di Follonia, poi verranno da Firenze, da Empoli, anche da Vada, che è un gruppo, diciamo, che siamo gemellati. E guardiamo anche a quelli che sono, hai già fatto il pronostico su chi sarà il favorito, quantomeno, e poi chi altro? Se dovessi basarmi sul pronostico per il favorito non si gioverebbe, perché come ho detto è lui, quindi è inutile anche, sempre inutile anche già. Si fa una cosa, diciamo, simpatica, goliardica, non c'è competizione, diciamo, agonistica. Insomma, anche un modo per stare insieme, una giornata di gioco e divertimento. Diciamo, l'obiettivo principale è quello. Abbiamo coinvolto anche la scuola media di Follonica, che ci ha dipinto dei cartonati. E, insomma, abbiamo preso anche un po' la comunità.